Noi contiamo di parlare di Italia, di lavoro, di ospedali, di scuola e di negozi. Il nostro giudizio non è sulle persone, sui simboli, sui partiti, ma sarà sui progetti, sull'idea d'Italia. Di questo parleremo col professor Draghi. Quindi siamo persone aperte, concrete, leali. Non possiamo dire sì a prescindere o no a prescindere. È il momento in cui l'interesse del Paese viene prima dell'interesse dei partiti. E quindi noi siamo però, a disposizione. C'è chi invece sta facendo delle differenze, per dire, lei ha detto però mai con la Lega. In pratica, allora un attimo, in pratica il Presidente della Repubblica ha detto facciamo un governo istituzionale, questo si è capito, quindi tutti diano una mano, però si continuano a vedere delle distanze frasi. Io ho letto che la Boldrini ha detto mai con Salvini, l'estrema sinistra ha detto mai con Salvini, qualche grillino dice mai con Salvini. Noi parliamo di Italia. E voi non dite mai con qualcun altro? No. Io ovviamente dirò mai con l'aumento delle tasse, mai con la patrimoniale, mai con l'aumento dell'IMU, mai con l'azzeramento di quota 100 e ritorno alla legge Fornero, ma non sono no alle persone, ai simboli, sono no ai progetti. Noi offriremo a Draghi un'idea d'Italia che corre, che apre, che cresce, che apre i cantieri. Di questo gli parleremo. È chiaro che se Grillo vuole la patrimoniale sui conti correnti è un problema, però noi alla richiesta del Presidente Mattarella rispondiamo che ci siamo. Ovviamente se non ci fossero le condizioni ringraziamo e stiamo all'opposizione. Un impegno comunque in prima persona, quindi nel governo. Gli italiani chiedono coraggio e serietà. Quindi ipotesi strampalate, governi tecnici, appoggi esterni, no, o ci sei o non ci sei. Io l'ho dimostrato quando facevo il ministro dell'interno, o le cose le fai o le cose non le fai. Quindi se la Lega partecipa a questo governo perché ritiene che l'Italia abbia bisogno di crescere, di correre, di lavorare, di riaprire, di curare, ci partecipa da primo partito di questo paese. Senta, che cosa ci dice? Sono arrivate nuove minacce, segretario, a lei. Insomma, non mancano, non mi spaventano. Certo, essere accostato ad Aldo Moro col simbolo delle Brigate Rosse sullo sfondo nel 2021 non preoccupa per la mia salute, preoccupa per la salute mentale di chi partorisce certe idiozie. Però segnalo alle forze dell'ordine che faranno loro e se pensano di spaventarmi hanno trovato la persona sbagliata. Buon lavoro! Grazie.